Seconda parte di Nero su Bianco, allora dopo la politica parliamo di un effetto della politica, perché è tema di questi giorni, l'abolizione dei voucher, per la quale sapete era previsto anche un referendum, il governo è intervenuto, diciamo, ha tagliato la testa al toro e sono stati aboliti. Ovviamente si sono sollevate delle proteste, soprattutto chiaramente da alcuni settori, alcune categorie economiche dove erano molto utilizzate, pensiamo all'agricoltura, al commercio e altri settori. Ne parliamo con Marco Salvadori, funzionario area lavoro della Confcommercio. Buonasera. Buonasera. E poi Marisa Grilli, che fa parte della segreteria provinciale della CGIL. Buonasera. Buonasera. Allora, partiamo appunto da Marco Salvadori. Che cosa sta comportando l'abolizione dei voucher per le imprese che le utilizzavano e che ripercussioni ci sono anche sulle possibilità occupazionali? È stata una scelta, ad avviso del mondo del lavoro, scellerata, quella di togliere i voucher senza dare un'alternativa valida e adeguata. In un arco breve di tempo, il 16 di marzo, quindi pochi giorni fa, il governo con un decreto ha eliminato quello che era uno strumento valido per le aziende per affrontare dei momenti e delle situazioni contingenti. Tra l'altro, questo decreto ha portato a tutta una serie di problematiche non indifferenti. Perché? Facciamo un esempio molto, molto banale. Da venerdì, mi sembra che era 17, quindi anche ci può essere un po' di perché è scaramantico. Ci può essere una strana similitudine. Da venerdì 17 non si possono più acquistare i voucher. Bene. Però i voucher che sono stati acquistati sino al 16 marzo 2017 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Tant'è vero che si parla che nel giorno stesso sia stata una corsa proprio all'acquisto dei voucher. Però una volta che si elimina con un decreto la disciplina l'istituto del voucher, si elimina anche la disciplina del voucher e quindi tutti i limiti che erano stati posti precedentemente all'utilizzo del voucher, perché un voucher poteva essere utilizzato da ciascun lavoratore per un importo complessivo nell'anno civile, quindi 1 gennaio 31 dicembre, sino all'importo di euro 7.000 euro, è ancora valido o non è ancora valido questo importo di euro 7.000? Cioè non si è pensato neanche di fare una norma transitoria, un periodo transitorio come poteva essere naturale, normale. Fatta questo decreto, subito dopo, accortosi anche dell'errore, è uscita una circolare ministeriale che ha detto bene, abbiamo scherzato perlomeno per quanto riguarda i limiti, la disciplina rimane valida fino al 31 dicembre, ma ora nella gerarchia delle fonti una circolare ministeriale non ha valore di legge, quindi si è creata un'ulteriore incertezza. Ovviamente l'invito è sempre quello di rispettare i limiti, quelli che erano tutte le prescrizioni previste per per l'utilizzo. Quanto erano utilizzati, ovviamente per le vostre stime, almeno nel commercio, insomma, questi voucher da noi nella nostra provincia? Il voucher è un istituto che è stato utilizzato soprattutto nel mondo dei pubblici esercizi, nel mondo del turismo, ma anche nel commercio, largamente. Ma come ha detto il direttore generale di Confcommercio Toscana, Marinoni, non si doveva colpire il voucher, bisognava colpire eventualmente l'abuso del voucher. Facciamo un esempio banale per fare comprendere i telespettatori. Sappiamo purtroppo che ci sono delle situazioni in cui le pensioni di invalidità non sono del tutto legittime. Striscia Notizia, il TG1, il TG5 ci fanno vedere dei casi di abuso. Allora che cosa si dovrebbe fare? Si dovrebbe eliminare le pensioni di invalidità to cure, tutte le pensioni di invalidità con la stessa razza, con il medesimo criterio? No, assolutamente, si deve andare a colpire l'abuso dell'istituto. Quindi è necessario ripensare a quella che è stata la scelta legislativa, la scelta della politica. In questa bella serata forse manca l'attore principale, la politica, che ha fatto una scelta senza pensare a trovare una soluzione alternativa nel breve periodo. Allora, sentiamo la CGIL, che ovviamente ha
aveva prepagato anche, aveva fatto insomma, raccolta firme per il referendum. Pur avendo utilizzato largamente i voucher. Così hanno riportato, insomma, abbiamo letto tutti anche questa notizia. Ecco, voi da sempre contrari comunque a questo, chiamiamolo, istituto. Che cosa rispondete però alle categorie economiche? Beh, prima di tutto credo che sia indispensabile fare una precisazione sì. anche a quello che diceva lei. Intanto i referendum non sono stati sì. abrogati. Adesso siamo in una fase, il governo ha fatto sì. Un decreto legge che fra 60 giorni dovrà essere trasformato in legge. A quel punto vedremo come verrà scritta la legge e se la legge risponde al quesito che noi abbiamo proposto. Altrimenti la data del 28 maggio resta esattamente ferma. Come ha detto la nostra segretaria generale, noi non smobilitiamo, continuiamo nella nostra campagna per ridare dignità al lavoro. E questa è la prima risposta. Poi rispondo immediatamente alla battuta rispetto all'uso della CGIL con i voucher. Intanto, come voi sapete, anche il segretario Alessandro Mugnai ha già dichiarato che ad Arezzo non sono stati mai usati. Sono stati usati in minima parte in Emilia Romagna ed sono stati usati esattamente per quello che era la loro iniziale natura, cioè sono stati usati per retribuire prestazioni effettivamente occasionali legate all'attività dei pensionati, per cui anche questo credo che sia assolutamente, come dire, chiaro che ora siamo in campagna elettorale per cui tutto fa filo, come si dice dalle mie parti. Il voucher per quanto ci riguarda è uno strumento malato, è uno strumento sbagliato, è uno strumento che non fa emergere il lavoro nero, ma anzi a volte, ahimè, lo nasconde. Non è vero che non esistono alternative ai voucher, esistono alternative su tutti i contratti. Su tutti i contratti nella contrattazione collettiva nazionale noi abbiamo cercato di inserire una flessibilità buona, cioè una flessibilità regolata. Il dramma del voucher è che fa lavoratori poveri oggi e assolutamente poveri domani, perché nel voucher, oltre a non esserci diritti, perché il voucher non paga un lavoro subordinato, ma paga bensì una prestazione, non ci sono diritti, non c'è malattia, non c'è assicurazione infortuni, non c'è nulla e purtroppo non ci sono nemmeno i contributi per la pensione. Tant'è che uno studio molto interessante realizzato dal nostro patronato Inca ci dice che un lavoratore che dovesse utilizzare soltanto i voucher per avere 15 anni di contributi ne dovrebbe lavorare 30. Del resto che c'è stato un cattivissimo uso lo dimostrano i numeri. Dal 2008 ad oggi i voucher sono aumentati in una maniera sproporzionata. Ad Arezzo, ad esempio, soltanto nel 2016 ne sono stati usati qualcosa come circa 900.000. Già il 1 gennaio del 2017 ne erano già stati venduti 626.000 con un incremento di circa l'11%, utilizzati soprattutto ma non solo per i giovani e utilizzati a sproposito perché non pagano attività accessorie ma spesso vanno a sostituire contratti a tempo determinato e soprattutto lavoro stagionale, che non è assolutamente lavoro occasionale. Allora, Davide Faltoni si occupa anche per la sua attività, no, di questioni lavorative. Che idea ti sei fatto tu? Perché questi numeri che dà la CGIL sì. sono numeri forti, insomma. Che effettivamente le scelte che erano state fatte erano sbagliate. E il voucher, che io lo vedo molto, definirlo istituto mi raccapriccia, normalmente si definiscono istituti di giuridici, cose ben più importanti. Questo era veramente qualcosa di anomalo. Perché di anomalo? Ma perché nasce effettivamente per qualcosa di marginale con la riforma Biagi, poi con l'ultima riforma, col Jobat, e viene esteso illimitatamente a tutto. E vi posso dire, io da operatore, da consulente, cioè, perché non è che c'è vergogna di dirlo, facevamo la consulenza per come usarli ai datori di lavoro che chiaramente li usavano, tra virgolette, impropriamente. Quindi facevamo la consulenza del tipo di dire comprane uno, ne compri uno durante la giornata e se disgraziatamente si fa male, perché contrariamente a quanto diceva la
signora Grilli, l'unica cosa che c'era compresa era l'assicurazione sugli infortuni. Per l'azienda, però non e per il lavoro. E quello per, veniva utilizzato solo per quel motivo, spesso viene abusato e utilizzato per quel motivo lì, perché se io nell'edilizia, in tanti settori, io potevo tranquillamente far lavorare chiunque con in tasca, fino a pochi mesi fa non dovevo comunicare nulla, quindi ne compravo uno al mese, me ne bastava uno da 10 euro al mese, potevo far lavorare una persona tutto il mese. Non ci dimentichiamo che poi l'anno scorso è stato anche esteso l'uso del contante fino a 3.000 euro, quindi anche questa la dice lunga. E quindi che succedeva? Che noi facevamo consulenza proprio di dire usano in un certo modo, cioè se disgraziatamente si fa male, c'è il voucher, ce l'hai, te li compri preventivamente, poi fai quello che vuoi. E vi dico di più, vi dico di più, che mi è capitato. Le ultime disposizioni che erano state date anche alle direzioni provinciali del lavoro, eccetera, se un lavoratore va a fare una denuncia, non può più fare la denuncia se non ha due testimoni. Quindi è capitato di persone che volevano fare la denuncia, sono andati all'ispettorato del lavoro e gli è stato detto, no, o porti due testimoni o non ti prendiamo la denuncia. Quindi è un meccanismo, cioè il voucher non va visto da solo, è la riforma del mercato del lavoro, quindi il Job Act, tutte queste altre riforme, che alcune fatte nemmeno con delle leggi, perché queste sono quelle che dicevo ora, disposizioni vengono date dal Ministero del Lavoro e giustificate dal fatto, dice, spesso si facevano sti verbali, poi si soccombeva sempre perché poi non c'erano i testimoni, ok? Ma in questo modo si fa più neanche le denunce. E allora, mettendo tutti questi tasselli, questo strumento è stato abusato, ma secondo me il legislatore o è proprio incapace, e forse lo è, perché come ora diceva anche lui, quella di aver fatto sto decreto dal giorno all'altro, ma poi di aver avvisato, al limite, oltretutto, cioè, ci dovrebbe essere sempre l'urgenza e non si dovrebbe sapere quando arriva un decreto, perché è evidente che il 16 c'è stata la carica a comprare di questi fogli di carta. E ora, come diceva lui, ora siamo in questo limbo, perché ora di nuovo gli diciamo, ma te tienilo lì, che fino alla fine dell'anno fai il tuo comodo. Cioè, veramente, ora siamo a questo assurdo, perché si è creata una situazione che io veramente non lo so se è voluta oppure ci abbiamo a che fare con una classe dirigente assolutamente incapace. Ecco, si diceva prima, no, bisognava colpire l'abuso. Da questi numeri che abbiamo sentito, da consulente del lavoro, in questo caso David Paltoni, e il modo in cui erano utilizzati, insomma, l'abuso sembrava abbastanza diffuso, no? Quindi è difficile intervenire su numeri così vasti. Ma no, perché già il governo precedentemente aveva tentato delle modifiche, come ha detto correttamente chi mi ha preceduto, va bene, introducendo dei limiti, da dei limiti di comunicazioni preventive a dei limiti nell'importo. Però mi è piaciuto molto l'intervento, mi è preceduto, perché forse il voucher è un falso problema, perché bisogna parlare del mondo del lavoro a 360 gradi, cioè non si può affrontare solamente un ambito, ma bisogna pensare a un lavoro in chiave moderna. Guardate, faccio un altro esempio perché è calzante. Adesso si parla che temporaneamente, perché è notizia di poco fa, che il governo metterà le mani in questa materia complicata. E come metterà le mani? Si parla o il voucher alla francese o il voucher alla tedesca, e già queste cose fanno abbastanza sorridere. I mini job, tra l'altro il voucher, leggevo che il voucher alla tedesca, che sarebbe una sorta di mini job per un importo massimo di 450 euro mensile, il primo atto che Schröder, il candidato alla cancelleria tedesca, che farà sarà l'abolizione. Quindi noi già stiamo pensando ad un qualcosa che la Germania stessa vuole abolire, quindi noto un'altra contraddizione. Comunque sia, si potrebbe utilizzare il lavoro a chiamata, che tra l'altro il lavoro a chiamata era stato oggetto di critica da parte della Confederazione Generale della CGIL e abolito nel 2007 per essere ripristinato subito dopo nel 2008. Quindi anche qui si ha una sorta di, utilizzavo il termine, di schizofrenia nelle decisioni. Però se pensate che il lavoro a chiamata è ancora in gran parte disciplinato
da un regio decreto del 1923. Ah, attuale, insomma. Attualissimo. Quindi, allora, mi viene da dire, o il legislatore del 1923 era talmente... un genio. Esatto. futurista nel prevedere addirittura il centralinista nelle aziende private, una sorta di call center, va bene? Oppure il legislatore del 2017 è talmente indietro nel disciplinare la materia del lavoro. Sentiamo anche CNA e Coldiretti, che in questi giorni hanno espresso la loro contrarietà sull'abolizione dei voucher. Sicuramente ritorneremo agli anni 70, dove Nero la faceva da padrone, e queste cose evidentemente non si sono capite, e le aziende reclamano veramente il tutto, perché ora avevamo una possibilità di lavorare, ecco, nella legalità. È una ferma presa di posizione quella della CNA di Arezzo in merito all'abolizione dei voucher. L'associazione di categoria ribadisce ancora una volta la propria contrarietà alla scomparsa di questo strumento. Forse qui non si è capito che in questo momento ancora la crisi persiste, e che le aziende devono comunque lavorare anche in dei momenti che hanno dei picchi di lavoro, e quindi devono portare avanti le commesse di cui hanno le richieste. Io mi auguro e spero, siccome questo è un decreto legge, quindi fatto con necessità urgente, da dove poi tramutare in legge, che il periodo dei 90 giorni sia un periodo in cui il governo ci ripensa e trova altri sistemi. Si parla di sistemi tedeschi, di mini job, andremo a valutare quello che comunque ci metteranno a disposizione. E a fare eco alla CNA è anche Coldiretti Arezzo, che ha lanciato un allarme gravissimo per la scomparsa dei voucher anche in agricoltura. Ci sono a rischio una serie di produzioni, perché l'impossibilità di assumere lavoratori con il sistema dei voucher porterà sicuramente a delle situazioni di criticità per alcuni settori, alcuni comparti. Voi chiedete ovviamente uno strumento sostitutivo il prima possibile del voucher. Questo è quello che chiediamo, lo chiediamo con rapidità e senza aggravio di burocrazia, perché se per ragioni diverse di carattere politico o altre si sospende uno strumento che funziona e poi magari lo si reintroduce con bizantinismi o con spesi burocratici, è chiaro che il danno sarebbe ancora più grave. Allora, ora sentiamo la CGIL anche su la motivazione tra le allarmi che vengono lanciati. Posso dire una cosa veloce? Cioè, per esempio, è notorio che per chi raccoglie le olive percepisce 50 euro il giorno, a volte 60. Chi raccoglie le mele più o meno la stessa cifra, e però lavorano 8 o 9 ore. Se li pagavano a voucher, gli avrebbero dovuto dare 100 euro, 110, 90. Io... Ecco, per esempio, uno dei sistemi che c'era per verificare l'abuso era andare a controllare quanti gliene venivano dati, perché evidentemente, perché se ci fossero stati dei controlli, effettivamente in molti settori ci sarebbe stato un incremento del guadagno del lavoratore, tipo nell'agricoltura. Al contrario, nell'edilizia, dove un manovale eccetera guadagna cifre molto più alte, gliel'avrebbero dovuti dare 20 perché, o 15, quindi avrebbero dovuto dire che lavoravano per 15 ore al giorno. Quindi, volendo, i controlli si potevano fare e stroncare anche gli abusi, ma ripeto, forse non si voleva. Piero, tu li usavi da commerciante? Non l'hai mai usato? No, io non l'ho mai usati, però diciamo che appunto credo di difendere la mia categoria, che è quella degli imprenditori, appunto piccoli o grandi o medi, che certe volte credo che da parte di chi ci governa, da parte di chi ci dovrebbe difendere, da parte di chi dovrebbe difendere i lavoratori, credo che invece ci sia un gioco perché chiaramente questi voucher sono stati usati per una decina d'anni, e quindi nessuno aveva mai fatto grandi proteste o grandi eccezioni. Poi tutt'a un tratto, perché probabilmente la politica richiedeva che venisse fuori, allora tutti hanno pontificato, si sono tutti messi a discutere e a fare e a giocare sulle spalle degli imprenditori. Perché io ve lo dico, e ve lo dico chiaramente, poi forse probabilmente molti non se ne accorgono, ma probabilmente alcuni sì, che gli imprenditori sono quella canna del gas
E quindi molti, perché basta vedere tutti i giorni quante aziende chiudono, quindi siamo a circa 400 di aziende che chiudono. Quindi, allora, io dico che, secondo il mio punto di vista, al di là delle loro lotticine politiche, che poi dopo chiaramente vanno sempre a ricadere su quel populismo che nessuno vorrebbe, e io dico che onestamente però tutte queste cose sono cercate, sono perché bastava regolamentarli come doveva essere fatto, d'accordo i sindacati, d'accordo per dire il governo e quindi e anche gli imprenditori, che poi gli imprenditori prendono quello che gli cala sul capo, insomma, lo dire. Quindi, ecco, allora io dico che a un certo punto il governo in questo momento ha avuto paura, sì, ha avuto paura di questo eventuale referendum che CGIL e altri hanno messo in piedi, e che quindi, ecco, ha avuto paura perché aveva preso già un'altra batosta, e quindi, ecco, e si era annunciato, ma non è stato per una convinzione che questi voucher non andavano più bene, non andavano, perché c'era stato, appunto, come si diceva prima, un calcolo politico, tentativi di modificarli, perché sì, tutti ultimamente avevano visto che probabilmente andavano modificati. Allora, sentiamo Marisa Grilli da CGIL, allora, l'accusa del lavoro nero che aumenta e queste ultime riflessioni. Allora, io intanto devo dire che i referendum sono stati proposti esclusivamente da CGIL, abbiamo lavorato nell'estera estate, primavera estate del 2016 per raccogliere oltre 3 milioni di firme su questi argomenti. È stato un grande lavoro, abbiamo riportato, questo credo sia il grande merito del lavoro che abbiamo fatto, abbiamo riportato al centro del dibattito la questione del lavoro, della dignità del lavoro e di come si lavora. Poi tutta questa, oggi siamo qui a discutere dei voucher, ricordo che tutta questa richiesta, paura che adesso arrivi il nero, in realtà è una falsa paura, perché lo diceva molto bene il consulente prima, ahimè i voucher stanno nascondendo il lavoro nero. Perché qualora anche arrivasse un'ispezione a DTL e trova un lavoratore con un voucher, quel giorno non è considerato lavoro nero, perché comunque c'è un istituto. Quindi in realtà il voucher è un elemento di estrema precarizzazione. Non fa emergere il lavoro nero, anzi lo nasconde, lo mette sotto il tappeto. Allora vorrei ricordare che noi abbiamo fatto una manifestazione con oltre 1 milione di persone a Roma il 25 ottobre, prima che venisse approvato il Jobs Act, contro il Jobs Act. Abbiamo fatto uno sciopero generale il 12 di dicembre a me soli, in ultima corsa era venuta anche la UIL con noi. Tutti ci hanno detto che i lavoratori erano eccessivamente garantiti, che c'erano troppi diritti, che troppi diritti legavano le mani all'azienda, che il Jobs Act avrebbe fatto riprendere il paese, che avremmo avuto milioni di nuovi assunti. In realtà, ahimè, così non è stato, e anzi, meno pago i lavoratori, meno diritti gli do i lavoratori e meno possibilità che il paese effettivamente riprenda. L'aspetto dei voucher visto da un giovane tabaccaio, perché hanno... L'hanno venduti l'hanno come venduto, un pacchetto di sigarette. Loro esattamente. Adesso sentiamo sì, che cosa succede. È ferma la posizione dei tabaccai in merito alla questione abolizione voucher, un servizio che rappresentava per la categoria una fonte di reddito aggiuntiva. Praticamente l'ente che fa questo servizio voucher si chiama Banca ITB, che adesso è Banca 5, si è unita a Banca Intesa. Chi come me aveva la macchina tanti anni ha comprato questa macchina, ha pagato migliaia di euro. Venendo qui poi che questa macchina offre una miriade di servizi, cioè è la macchina che paga la totalità dei bollettini, anche il 90% di quelli bianchi scritti a mano, fa ricariche telefoniche, bonifici bancari, bollo auto, pago pubblico, fa tutti quei servizi. Però diciamo che tendenzialmente i servizi spesso e volentieri venivano copiati da altri tipo Sisa e Lottomatica o LIS. E quindi diciamo, noi avevamo preso questa macchina per questo servizio. Cosa succede? Alla decadenza di questo servizio, però il canone mensile, nel mio caso comunque di 55 euro al mese, perché ho acquistato la macchina, ma molti miei colleghi pagano 110, 130, 150, 180 euro, questo canone va comunque onorato. E quindi magari gente che usava questo servizio per fare voucher adesso si ritroverà a dover pagare comunque in alcuni casi una media di 150 euro al mese, che per carità non sono migliaia di euro, però gira sempre le scatole, come so a dire, e dovrà continuare a onorarlo, dando sempre altri servizi, però dovrà continuare a onorarlo.
Vabbè, questo insomma è chiaramente il punto di vista del giovane tabaccaio. Veramente 30 secondi perché siamo in chiusura. Ora se un'impresa del commercio, ad esempio, ha bisogno di personale, al di là di chi ha i buoni, questi voucher già, e mettiamo il caso che non ce li abbia, e come li regola questi rapporti di lavoro? Allora, in attesa di questo nuovo intervento legislativo, che credo che sarà molto, molto veloce, sarà emanato quanto prima, perché si sono appunto reso conto di questa lacuna, lo strumento a cui si può fare ricorso adesso è il lavoro a chiamata, lavoro intermittente, job on call, che è quello che con dei parametri abbastanza però stringenti può un attimino essere d'aiuto alle imprese. Però confidiamo che le parti sociali si mettano d'accordo per trovare uno strumento utile per il mondo delle imprese e anche per il mondo dei lavoratori. C'è questa disponibilità? Assolutamente, noi la disponibilità di discutere l'abbiamo sempre avuta. Purtroppo il precedente governo non era ancora intenzionato a discutere con le organizzazioni sindacali, ha preso le sue decisioni in libera autonomia. La CGIL insieme ai referendum ha tra l'altro presentato da ormai 6 mesi una legge di iniziativa popolare che si chiama Carta dei diritti universali del lavoro, il nuovo statuto dei lavoratori e dei lavori che comprende anche i lavoratori autonomi, i diritti dei lavoratori autonomi. Chiediamo che venga discussa, lì dentro ci sono anche le soluzioni alle problematiche di stamane, ma diritti, soprattutto diritti. Vorrei dire che anche per i privati c'è la possibilità, come c'era prima, di assumere per poche ore, per qualunque tipo di mansione, per a tempo determinato, e quindi anche lì non è vero quello che si dice, che ora sembra che i privati, se devono avere la domestica per poche ore, non sanno come fare. No, la possono assumere, pagargli i suoi contributi solo per le ore che effettivamente fa. E ripeto, a tempo determinato, a giorni alterni, come voglio, non esiste nessun tipo di problema. Mi è capitato di fare qualche segnalazione in questi anni all'Ufficio Territoriale del Lavoro su questo abuso dei voucher? Avete avuto molte segnalazioni? Nel nostro ufficio vertenze legali purtroppo le storie che si sentono sono tante, tantissime. I lavoratori che sono purtroppo devono lavorare con i voucher, di storie ce ne raccontano tante, tantissime. Io le potrei dire di maestri d'asilo trovati a lavorare assolutamente al nero e che abbiamo difficoltà a far riconoscere questo lavoro al nero perché c'erano i voucher un giorno per una cosa. Quindi ahimè, quando si è liberalizzato il mercato del lavoro senza regole, flessibilità cattiva in questo modo, abbiamo fatto dei drammi e dei danni enormi. Speriamo grazie a Marisa grazie. Grilli della segreteria provinciale CGIL, grazie a Marco Salvatori, funzionario del lavoro della Confcommercio, grazie a Piero Franchini e Davide Faltoni, grazie con i quali ci rivedremo venerdì prossimo. Buona serata.